Vedi chi la porta. Ma sicuro. Guarda che si passa in questa casa, guarda. Guarda, guarda. Come ne frega. L'avvocato Lorenzo Strumillo. Avvocato, fallo entrare. Fate come volete, io me ne vado. Pensateci bene però. No, no, restate pure voi, restate pure voi. Buongiorno. Il signor Ferdinando Guaiuolo. Piacere, piacere, sono io. Il nostro comune amico mi ha parlato di voi. Eccomi qua. Siete stato anche a casa mia, ma io non c'ero, ero in giro per affari. Dunque, ditemi qual è la vostra... Don Raffaele Console, parroco della parrocchia di San Damiano. Onorato, onorato, veramente onorato. Direi infortunato. Sono io il fortunato. Dunque, la parrocchia di San Cosimo il Damiano, la parrocchia di San Cosimo il Damiano, sì, sì, la conosco, antichissima, antichissima. Pensate, mia nonna si è sposata in quella parrocchia lì. Poi noi in famiglia abbiamo avuto due curati e un prete. E già, anch'io sono stato educato in seminario. Già, mio padre voleva per forza che io facessi il prete. Lo avessi fatto. Quelli preti stanno bene. Ma io già facevo l'amore con la mia attuale moglie, da cui mi sono separato legalmente. Ogni tanto mi fa vedere mia figlia, ma io non ho tempo. La vita è un turbine. Comunque conserviamo alcune affinità, come si dice, io assisto ai vivi e voi assistete ai morti. Veramente, avvocato, non è tutto esatto quello che dite. La nostra prima missione è quella di assistere ai vivi e di confortare i moribondi quando l'avvocato se l'è sguagliata. Dunque, don Ferdinando, ditemi. Accomodiamoci. Dunque, avvocato, io ho vinto una quaterna di 4 milioni. Complimenti! Grazie. Complimenti benissimi. Con dei numeri che mio padre ha dato un certo Mario Bertolini, ma il biglietto vincente ce l'ho io. Ma il padre del signore? Don Raffaele, e fatemi raccontare. Allora, stavo dicendo, io ho vinto questa quaterna di 4 milioni. Complimenti benissimi di nuovo, complimenti benissimi, complimenti. Che mio padre ha dato a Mario Bertolini. Adesso questo Mario Bertolini a me mi vorrebbe dare 100.000 lire. 100.000 lire? Insomma, questi soldi sono il prendere lui, se li vuole prendere. E questo Mario Bertolini è un pazzo. È un pazzo, il detto ce l'avete voi. Ce l'avete voi. Ah, allora voi cosa fate? Cosa fate? Prendete questo biglietto, lo andate a ritirare e andate per la vostra strada. E no, caro avvocato, hai capito? Perché quello si è messo d'accordo con mia moglie e mia figlia, le quali dicono che il biglietto l'ha giocato lui. E invece l'avete giocato voi? No, oh, l'ha giocato lui. E allora, qual è il problema? Ma i numeri ce l'ha dati mio padre. Ah, forse ho capito. Insomma, questo tabaccaio, Bertolini, ha giocato questi numeri che gli ha dato vostro padre in presenza di Don Ciccio il tabaccaio con i soldi vostri. No, no, con i soldi suoi. Ma e qual è il problema? Non ho capito. Questa situazione mi sembra alquanto ingarbugliata. Adesso così su due piedi non posso darvi una soluzione. Certo che non possiamo trovare una soluzione su due piedi. Devo vagliare le carte. È un problema perché, quanto sembra, questo biglietto non è stato giocato neanche in società, in quanto non c'era un accordo preventivo alla giocata. Però, già il fatto che questa giocata, questi numeri, li ha dati vostro padre in presenza di un testimone, cioè di Don Ciccio il tabaccaio, e che comunque gli vuole riconoscere una quota parte di 100.000 lire, potrebbe farci accampare delle pretese. Ecco. Ora io vi do un consiglio spassionato. Il biglietto ce l'avete voi. Bene. Voi cosa fate? Andate dritto per la vostra strada, ritirate i 4 milioni. Poi, questo Bertolini, lo devo segnare, se nome che mi sfugge, questo Bertolini decidesse di agire legalmente, noi chiameremo a testimoniare Don Ciccio il tabaccaio.
Don Ciccio è tabaccato, io non può venire. Non può venire, non può venire. Noi lo facciamo venire per forza, lo facciamo venire accompagnato dai carabinieri. Ma quello non è che non può venire, è che proprio non può venire. Ho detto così, non ci sono motivi, noi facciamo venire la forza pubblica, però ve lo costringiamo. Avvocato, ma proprio non può. E perché non può? Perché è morto. Ah. Allora, facciamo così, facciamo venire vostro padre. E neanche mio padre può. Perché non può vostro padre? Ma lo stesso discorso, carabinieri. E non può venire anche mio padre, perché pure mio padre è morto. E che sta, regatone? Allora, facciamo... Ma scusa, io ho un piccolo dubbio, ma questa vincita, quando è stata realizzata? Sabato scorso. Sabato scorso. E vostro padre e questo Don Ciccio il tabaccaio, quando sono morti? L'ho detto, Don Ciccio da 18 anni e mio padre da 2 anni. La situazione è un po' ingarbugliata. E questo è qualcosa che io non... che va al di là della comprensione umana. Scusate, ma com'è possibile? Che sono passati tanto tempo da quando questi sono morti, come hanno fatto a dare i numeri a Bertolini? Avvocato, ma voi siete napoletani? E certo che sono napoletano! E a Napoli i numeri si danno in sogno, in sogno! Avvocato, Mario Bertolini ha sognato del padre di Don Ferdinando, il quale gli ha dato 4 numeri in presenza di Don Ciccio il tabaccaio, anche egli a suo tempo defunto. Avete capito? E ho capito, sto pensando, ma allora questo terno è inutile che mi avete chiamato a me! È di Mario Bertolini, perché i numeri, i sogni è di Mario Bertolini. E no, caro avvocato, perché qua casca l'asino, caro avvocato. Allora, statemi a sentire. Sono tutto orecchio. Questo Mario Bertolini sì. Abita nella casa dove prima abitavo io con mio padre, che poi io ho lasciato dopo la sua morte perché mi faceva impressione. E sono venuto ad abitare qua. Avete capito fino adesso? Siamo ancora nel mondo dei vivi. Ah, ok. Allora, mio padre, quando è andato in sogno in quella casa, credeva di trovare me in quella camera. E non Mario Bertolini. Perché tanto è vero, ha detto Peccerì, perché mio padre così mi chiamava, Peccerì, e non ha detto Bertolì. Avete capito? Ha detto Peccerì. E poi posso provare, caro avvocato, che mio padre teneva una certa antipatia per questo Mario Bertolini, e mai e poi mai l'aveva data una quaterna simile. Secondo me sto perdendo tempo, questa è una situazione sballata. Io che cosa vado a raccontare al giudice in tribunale? Ah! Don Ferdinando, vostro padre, buon'anima, ha dato i numeri in sogno a Mario Bertolini. Dunque, rispettate la volontà del defunto, che in fondo ha voluto dare agiatezza anche alla vostra famiglia, da quanto pare che vostra figlia e Bertolini si amano. Si amano, donna Fe, voi usate questi paroloni, si amano. Ma quando mai? Parliamo d'amore qua. Qua dobbiamo chiarire, avvocato. Qua, don Raffaele, l'avvocato qua dobbiamo chiarire. Allora, buon'anima, l'avete detto voi, buon'anima. E ne possiamo parlare di anime, perché voi ne siete conoscitore. Conoscitore, Don Ferdinando, io faccio prevede, non faccio candeliere. Sì, sì, ma ad ogni modo, don Raffaele, allora... Io ogni venerdì vado al cimitero e spendo 500 lire taxi ad andare e 500 lire taxi al ritorno. Poi mettiamoci 200 o 300 lire tra fiori, cannelle, cannelotta. Con bambano, con tamburo, ma che state facendo? Fatemi finire, avvocato. Poi, caro Don Raffaele, io ogni sabato faccio dire una messa in suffragio a mio padre che costa altre 200 lire. Da quando è morto non mi scordo mai. E infatti ho sempre apprezzato e lodato il vostro atteggiamento nei confronti della buon'anima di vostro padre. Allora, questo mondo dell'aldilà esiste sì o no? Certo, e non dovete offenderlo con i vostri dubbi. Allora, avvocato, io spendo per l'esattezza
4.800 lire al mese tra fiori, cannelle, candelotte e trasporto, più altre 800 lire al mese per le messe, eh? Avvocato, voi mi dite una cosa, è stata la buon'anima di mio padre andare in sogno in Bertolini, sì o no? Don Ferdinando, calmatevi un attimo, voi mi sembrate tanto un pazzo. Pazzesco, allora, don Raffaele, io spendo esattamente 5.600 lire al mese, avete capito? 5.600 lire al mese. Allora, mio padre, buon'anima, l'avete detto voi, padre mio, proprio legittimo. Vostro padre? Mio padre, piglia una quaterna sicura, 4 milioni, e lo dà a un estraneo. Io lo posso giustificare solamente perché quello mio padre era rimbambito in vita, di cui adesso che è morto. E lo posso giustificare soltanto perché non sapeva che in quella casa c'era Mario Bertolini, perché non conosceva l'indirizzo. Qua si deve assodare una cosa se c'è stata, ma la fede da parte del defunto. E adesso mi dovete rispondere. Don Ferdinando, calmatevi un attimo, ve l'ho detto. Le messe si fanno dire in suffragio dell'anima di un caro estraneo e non è consentito farne una speculazione. Anzi, vi dico che se con questa intenzione vi osate ordinarmele, io vi dichiaro che non le dico più. E scusate, se per ogni messa, che in fondo costa 200 lire, si pretenderebbe di guadagnare una quaterna di 4 milioni, lo Stato andrebbe in fallimento perché non c'è più proporzione. Che c'entra l'anima in questa meschinità? I numeri li ha sognati Mario Bertolini. Sono il frutto della sua fantasia. Come? Cioè, per me esiste l'anima, per Mario Bertolini esiste la fantasia. Ho detto l'anima per avvicinarmi alla vostra comprensione e a quella della gente. Perché non bisogna confondere il prodigio con l'interesse egoistico della nostra vita professionale. Che c'entra l'anima, Don Ferdinando? È sempre la fantasia che lavora. Scusate, è la fantasia, non è l'anima. No, la fantasia in questo caso potrebbe essere un residuo di immagini che si accavallano frammentariamente nel nostro subconsciente durante il sonno. Ah, potrebbe essere, ma non ne siete sicuro nemmeno voi. Don Ferdinando, come faccio a esserne sicuro? Io sono un servo del mistero, che si può spiegare con una sola parola. Mistero. Basta questo mistero, io non ce la faccio più, non lo sporto più. Ma io che vado a raccontare in tribunale? L'anima è madre del mistero e la fantasia. Io non lo so, qua si perde solo tempo. Scusate padre, qua in tribunale ci vogliono prove. E capite, ci vogliono prove, fatti, documenti, testimonianze, carta bollata. Bertolini, qua stiamo perdendo tempo e tempo è tirare, capito? Oh, e allora sentite con me. Prendete il biglietto e consegnatelo al legittimo proprietario, accontentatevi di quella somma di 100.000 lire che vi vuole dare. E poi abbiate pazienza, padre, permettete, per non dare che c'ho da fare. E mi lasciate solo, lascio solo, ma non c'è niente da fare, caro. Voi vi state, avete assitato con delle sciocchezze, ma insomma, volete capire, no, che non ha senso questa storia che vi ma io pago le tasse. E voi lasciate questo fatti che pagate le tasse. Ma le pago pure io, avete capito? E allora non sono tutelato. Non siete tutelati. Don Ferdinando Guaglietta, Guagliolo, facciare che le casiglio. Sentitemi bene, per andare in tribunale ci vuole la carta bollata. E io la compro. E verrà. Sentite, se la carta bollata io la porto così, in bianco. E come si porta? Si scrive, porca miseria. Si scrive, Don Ferdinando. E chi la scrive? Voi.